All'istituto Volta dei Gemmis di Bitonto si è respirato un inebriante profumo di legalità. Pinuccio e Lella Fazio, i genitori di Michele, il ragazzo sedicenne, morto per sbaglio a Bari Vecchia il 12 luglio 2001, durante un conflitto a fuoco tra esponenti della malavita locale, hanno tagliato il nastro della nuova aula multimediale 3.0. Per loro un'ennesima puntata del loro impegno per la legalità che portano in giro nelle strade, nelle aule, tra la gente di tutto lo stivale, contro quel cancro chiamato mafia. Vuol dire che mio figlio per lui non è morto, Michele è sempre vivo nei nostri cuori, nella nostra mente e nell'anima specialmente. Io ringrazio tutti voi di quello che voi fate per mio figlio. Ti ringrazio tanto a tutti. Le sue idee, quelle di Michele, verso le strade della legalità, verso le strade della giustizia, della verità. Quelle sue idee camminano sulle nostre gambe e oggi è intitolata a mio figlio quest'aula, ma con un po' di commozione io la voglio dedicare questa giornata a Danna Rosa Tarantino, perché quello che è successo, non so, a Michele, a Danna Rosa Tarantino non deve mai più succedere. E lo dico, l'ho detto tante volte alla stampa, a tutti i cittadini di Bitonto, non lasciate la città di Bitonto, la città di cultura, nelle mani della criminalità organizzata, nelle mani delle mafie, ma riprendetevi la vostra città di Bitonto, perché la città di Bitonto è una città della gente onesta, è una città della gente che si alza la mattina e lavora per portare del pane alla propria famiglia. Non lasciate nelle mani delle mafie e della criminalità organizzata, ma la città di Bitonto è vostra.